quando poi facevo sto gesto. Dicesti di già, Fabindo, fu sart che me. Io andavo a casa, trovavo il canto. Se mai continga che il poema sacro al quale ha posto mano è cielo e terra. Per anni e anni mi è durata questa depressione. Io non sapevo mai rispondere. 100 canti, ogni giorno cambiava canto. Non sapevo rispondere. Pensate che l'anno scorso la Walt Disney, a proposito dei fumetti, ha messo in vendita un albo intitolato Zio Paperone e il 101° canto della commedia. Ma noi dici più, cut crnutu sarte stati. Per fracamma a me ha fatto scrivere il 101° canto, mo che li sapevo tutti. Per anni questa depressione, finché una volta che li seppi tutti, disse stamattina non mi frega, arrivai là, non c'era più, era morto. Di morte naturale, ma era morto. Quel cornuto non mi ha dato manco la soddisfazione di rispondere, io sto aspettando di morire, andrò all'inferno, lui sta lì perché ha perseguitato me, io andrò perché sono Monello e Francesca, ne valeva la pena, stufate, mo dobbiamo fare Paolo e Francesca, Francesca ne valeva la pena, anche perché in paradiso, mo, come una cosa e l'altra, perdonatemi, ma in paradiso dice, ma te ne di Calcutta, almeno siamo te, vediamo Francesca, Cleopatra, Semiramide, Teresa di Calcutta, vabbè, allora, non sto aspettando di morire, perché andrò e io gli chiederò il 101° canto dell'inferno, che lui non conosce, dice, boh, dimmi tu, rispondimi tu, quindi Dante lo possiamo incontrare in mille modi, pensate che se mi aveste chiamato 4 anni fa, avrei detto, no, non posso venire. Mo, l'amico, il vostro preside, siamo amici, poi dice una cosa che poi non mi inviterà più, anzi dirà, no, non lo conosco Nino Gargano, io 4 anni fa ero in galera, in effetti, Steve Hind, perché partecipare a questo progetto culturale che si chiama Caffè Ristretto, e mi fecero girare nelle carceri pugliesi per parlare di Dante, Dante, Leopardi, a Lucera, a Foggia, a Turi, sono stato a Turi. Atturi è un carcere a sentenza definitiva. Quando arrivai, non ci stava la pandemia italiana, stavano seduti 150 detenuti come state voi, prima di cominciare a parlare di Dante, scambiavo 2 parole con la direttrice, quando uno s'alzò al primo banco e disse, maestro, quanto deve durare sta cosa qua? Io immaginavo di scatti, dice, perché ci ti dà effetto, devi uscire stasera? Non lo so, hai un appuntamento? Che devi fare stasera? Quello un po' mortificato, si sedette, non vi dico ciò che disse del giudice, discutici in the corn, ma date 3 anni e 7 mesi, e beh, dice, può durare pur 3 anni e 7 mesi, io, la direttrice mi chiuse dentro e se ne andò, io cominciai a parlare, qui si alzò a re, si alzò, dice, comunque maestro, io qui sto per sbaglio, si capisce, dice, tutti stanno per sbaglio, pure io mi trovo qui per sbaglio, e ti spiego perché, io ho 63 anni, 56, 57 anni fa, all'uscita di scuola, primo giorno di prima elementare, mi venne a prendere mio padre. Poi non ci venne più. Non venne più per tutta la mia carriera scolare, nemmeno il giorno della laurea, non venne mai. Visto che mi trovo a scuola, altro che certi rapporti scuola-famiglia di oggi, che non si può di più. Tutti dicono che la scuola, dice, ma come va mio figlio, come va? Come ci va a dirvi io? C'è vino a fè, c'è vino a fè. Allora torno, tu per educazione, dici, sì signore, può tornare. Pivene da avere, dopo di. Dice, maestro, è oggi, ciù c'era ieri, ciù c'è io, c'è vino a fè. Invece mio padre no, fu un uomo coerente, venne solo un giorno. Mi piazzò sulla bicicletta e mi fece questa domanda. Disse, Trifone, che c'è papà? Ti piace andare a scuola? Ma di chi? La prima di io, piccinino. Una domanda difficile. Sbagliai la risposta perché dissi sì. Ah, dissi sì, mi piace. So 57 anni, prima da demo, da do, che non si esce da questa benedetta scuola. Invece fu molto più intelligente di me, io ho un fratello di un anno più piccolo, anche con lui mio padre andò solo il primo giorno, era un uomo coerente mio padre, lo mise sulla bici e disse, Nicola ti piace andare a scuola? No, disse Nicola, da moglie che se ne va su dalla scuola, un uomo felice mio fratello, non noi. E allora disse a quei signori là, però, ed è la poesia di cui parleremo noi oggi, però che dice Leopardi? Quel muro, quella siepe, la carcerazione, un fallimento commerciale, mi impedisce di vedere oltre. Ma io nel pensiero mi fingo. La poesia deve essere più forte della carcerazione, di un fallimento commerciale, della malattia. La poesia è come il QR code. Tu vedi Franco Bull, non sai, cioè, fai click e ascolti la canzone, vedi il filmato. Il mio libro Pop Rock è pieno di centinaia, quante sono le canzoni, di QR code, gli fai click e ascolti la canzone. La poesia è quell'amico che ti fa alzare se sei caduto. Io mesi fa ero a Salerno
per parlare di Dante, invitato dal sindaco per inaugurare una piazzetta dedicata a Dante Alighieri. Pensa, tutto Salerno, tu a Cassano stavi a Dante, pensa, tutto Salerno non c'ervi a Dante. Allora, all'inaugurazione di questa piazza sul mare, dissi ai tanti ragazzi presenti, ciò che dico a voi, due versi da mandare a memoria, no 15.000 come la commedia, due versi, e cioè, a pochi metri da qui, ho detto loro, nel centro storico di Salerno, è nato uno dei più grandi poeti del Novecento, da una famiglia povera, si chiamava Alfonso Gatto, che per un periodo si aggregò alla carovana Pasolini. Alfonso Gatto, agli inizi, per campare, faceva il giornalista sportivo, raccontava le tappe del Giro d'Italia. In una giornata di pausa, siccome non sapeva andare in bicicletta, chiese al primo che passò, a Fausto Coppi, disse, Fausto Coppi, ma mai sopra la bicicletta? Fausto Coppi dedicò tutta la mattinata, cussi un po' era grassoccio, un po' impedito, dopodiché disse, ehi, voglio, non è per te la bicicletta, lascia perci, penso io alla bici, tu continua a scrivere. E il giorno dopo scrisse sull'Unità, il giornale per il quale scriveva, questi due versi che vi invito a mandare a memoria. Cadrò, cadrò sempre nella vita, ma sognando di volare. La vita, cari miei, siete piccoli, purtroppo la vita è fatta di sconfitte, di cadute, di mazzate, di pandemie, ma la forza sta nel sapersi rialzare, quella è la vera forza. Magari la vita fosse tutta bella, non è bella. La vita purtroppo non è una lunga discesa. 10 anni fa, vi dico questo, poi facciamo Paolo e Francesco, se ci citiamo un po'. 10 anni fa, perché io, ma dopo, 10 anni fa mi dissero, qua al Miulli, professore, lo vede, questo è il suo tumore. Rischio morte, scrissero 100%. Io mi dico, ma 12. Allora, è frenuto tutto. Tutte le volte che sono andato nel tubo della TAC, della PET, 4 volte aperto di pancia, chemioterapia, radioterapia, ileostomia, mi recitavo il verso 25, 26, 27 di Dante a memoria, tanto usato, muier fat mare, il verso della speranza. Noi dobbiamo essere più forti di tutto, di tutto. Allora, veniamo qua, venite. Pensate, poi per non minorenni e non cardiopatici, mi dovete invitare per fare Dante porno, perché mi invitarono l'anno scorso a Rio Nero. A Rio Nero mi invitarono il sindaco e il parroco, un certo Don Rocco, a parlare del Dante pop rock. Andiamo in chiesa, perché la chiesa era grande, si usciva dalla pandemia, la chiesa era grande, facciamo la lezione, tutto, andiamo a mangiare una pizza. Andiamo a mangiare la pizza, il parroco capitò accanto a me. Dice, professore, lei è simpatico, è preparato, però io mi aspettavo una cosa un po' più spinta. Più spinta, ci piedi. Torrò, asfazio, invitami di nuovo, se la vuoi più spinta, invitami di nuovo. Chiesi all'assessore, l'amico mio, dice, scusa, fammi capire, ma c'è un cugino di Roxy Fred, la vuoi più spinta. Infatti a giugno mi chiamava, dice, professore, quella promessa, se può venire, se, quando, il 10 agosto sono andato. Ci dà il titolo, certo, dissi io, Dante porno, e chiuse il telefono. Dopo 2 giorni mi chiamò di nuovo l'assessore, disse, professore, non si deve arrabbiare, perché, che è successo? 2 giorni dopo la sua conferenza, qua è la festa della Madonna, il manifesto è unico, potete scrivere Madonna Immacolata, Dante porno. Beh, dici, c'è stato fatto, abbiamo cambiato il titolo, e cosa avete scritto? Dante proibito. Ah, beh, vabbè, ci sta, tanto, che dice. Questa lezione si divide in 3 momenti. Poi andai, 13-50 cristiani, tu nell'ex carcere borbonico, un sacco di ragazzi, io dissi, a voi può valere come corso prematrimoniale, no? Poi dissi, aprite le celle del carcere qua, un monumento storico, così faccio una lezione interattiva, 15 minuti laboratorio, 15 minuti laboratorio. Quindi, no minorenni, no cardiopatici, e allora, diviso in 3 momenti, le scene erotiche, una la faremo un po' con Paola adesso, la scena del bacio, la bocca mi baciò tutto tremante, non ti arrabbiare, stai qua, sciolto, dammi la mano. Allora, poi ci sono le parolacce nella commedia, non solo nell'inferno, pure in paradiso, puttaneggiare, cioè in paradiso, San Pietro, e poi ci sono alcuni versi, chiudo
questa anticipazione su un verso soltanto, alcuni versi che significano un'altra cosa. Però io piego a questa spiegazione, i colleghi mi perdoneranno. Solo un verso e chiudo questa anticipazione sul Dante proibito. Ho già una data a San Nicandro, nel castello, quest'estate. Allora, ascoltate il verso. Allor si mosse e io gli venni dietro. E Virgilio disse: perché pur gride? Saete, come perché gride? Vabbè, lasciamo perdere questa canzone, poi ve la riprendiamo questa. Nel 1304 Dante cadde in un giro di usura. Il 1302 era iniziato l'esilio, prese i soldi in prestito, non li sapeva restituire, cadde in questo strozzo ad Arezzo. Chiamò il fratello più piccolo, Francesco. Dante aveva altri due fratelli avuti nel secondo matrimonio del padre, che morta la madre quando Dante aveva 9 anni, si risposa. Una femmina, un maschio, Francesco. Da grande Francesco fa lo stesso mestiere che faceva il padre di Dante, l'usuraio. Prestava soldi a strozzo. Quindi quando Dante lo chiama, o Fred Puccinona, Francesco, dice, sempre in questo fiorentino antico, dice: Ciccio, mi ha cambiato. E ce la fa. Allora, la prima reazione di Francesco fu: sei cretino, facciamo un mestiere per i soldi, perché non sei venuto a me, te devi essere. Dove ti trovi? Dice: ad Arezzo. Vai a Bologna dal nostro notaio, quello che dico è tutto vero, vai dal nostro notaio, il notaio degli Alighieri a Bologna si chiamava Enrichetto delle Querce, aspettami là, vengo lì e risolviamo il problema. Presso questo notaio metteva anche i soldi, e aiutò Dante, secondo i documenti che ho trovato all'archivio di Stato, un commerciante di olio pugliese, Minguccio da Medogno, mercatante di olio con la nobilissima città di Bologna. Diventano amici perché, in attesa che arrivasse il fratello, quello garantisce anche lui per Dante. E allora, siccome aveva un magazzino a Rimini, Dante chiede a Minguccio, perché Dante non ha ancora deciso dove deve mettere Paolo e Francesca. Se voi ricordate, lui sviene, l'amore è vero, l'amore tra i due è un amore vero. Del resto Andrea Cappellano, teologo cattolico di 2 secoli prima, aveva detto che il matrimonio serve per continuare il nome, l'amore è quello extraconiugale. Quindi Francesca va a posto, un matrimonio che c'è Giotto, l'amore con Paolo. Quindi Dante, che sviene per amore, amore sincero, non ha deciso se li mette all'inferno o nel terzo cielo. Luna, Mercurio e Venere è il cielo dei folli amanti. Ci sono 3 santi di cui vi parlerò fra un po'. E allora chiede a Minguccio, dice: Mangò, ma tu, sempre in questo fiorentino antico, Mangò, ma tu la storia di quei due cognati la conosci? Dice: no, dimmela tu. Francesca appena nasce, il 26 sono a Gradara, al castello di Paolo e Francesca, a fare proprio sta lezione, invitato dal sindaco. Dice: appena nasce Francesca, essendo nobile famiglia, la maritiamo col figlio del marchese di là, così la roba è solo, la roba nostra, per amore, fece tutta una roba. Certo, Francesca non ci fece caso che il promesso sposo si chiamava Cianciotto. Cianciotto in romagnolo, sapete che significa? Gianni lo zoppo. Dice: uomo chiama tu zuep, tutto a posto, non aveva sen. Non ci pensò, perché l'amore è cieco, avete visto Beatrice? L'amore è cieco. Quando diventa grande e va lì per sposarlo, lì scopre il trucco, perché lo trova vecchio, brutto e zep. Non basta, perché le sciagure, cari miei, non stanno mai da sole. Le sciagure sono sempre accoppiate. Cianciotto aveva un fratello, giovane e buono, Paolo, anche tartarugato. Madonna, puzzo, Aleo, cusci è un buonazzo, però mi da dormi, metti di qua, Paolo. Allora, Cianciotto, Madonna santa, dammi la mano, stai sciolto, non sudare, stai sciolto, la scena del bacio la dobbiamo fare. Allora, Cianciotto faceva politica, la povera Francesca incontrava tutti i giorni Paolucci. Allora un giorno disse: Paolo, facciamo una passeggiata, mica è peccato, facciamo la passeggiata. Il secondo giorno disse: Paolo, compriamo un gelato, perché l'algi da Gaetani era fatto inferno, purgatorio, paradiso, cattiamo gelato. Il terzo giorno dice: Paolo, che dici? Compriamo la focaccia è buona pure a Gradà. È il quarto giorno che commette peccato Francesco, perché dice: Paolo, leggiamo un libro. Perché non hanno scelto il Vangelo di San Giovanni?
avrebbero potuto leggere i fioretti di San Francesco. No, cosa vanno a leggere? La storia non è due fortunati come allora, di L'Angelo. Quello è l'errore. Dovevano leggere la vita di Santa Caterina, le lettere di Santa Caterina. Cioè, dovevano leggere qualcosa. No, vanno a leggere la storia di Lancelotto e Ginevra. Quel giorno il disiato riso, la bocca mi baciò tutto tremante. Quel giorno più non leggemmo avanza, ma non qui. Oh, tremante, su tremante, io con molti colleghi, pur con il compianto Sant'Agata, ho litigato, dicevo, Trifone, quello tremante significa tituba. Ci tituba! Quindi avevo 4 mesi che si provavano in guida la cana, No, sono buonato. Anche perché Francesco lo dice, la bella persona che mi futò. Se io sono nata buona, che ci posso fare? Così dice Francesco. Quando tenta di giustificare, dice, io sono nata buona. Cuzza è innamorata di me. Siccome c'è quella legge d'amore, amor canulla amato, amar perdono, cioè l'amore non perdona a chi è amato di non riamare. Non funziona così. Non è che tu mi vizza buonanza, dici, ti amo, lei deve dire per forza anch'io. Non va nella vita così, Non ti illudere. E allora Francesca dice, tremante. Quello dice titubante. No, non è titubante. Cuzza, allora il morbo di Parkinson? No. Il marito era vecchio, brutto, malato. Il Paolo, sordoagnò, era, se volete vi do anche il cellulare di Paolo. Anche dietro è tartarugato. Allora, Trifone faceva questo santato, dice, e per te che significa tremante? Tremante, dice, per me. Quelli facevano sadomaso, significa mordimi tutto. Ah, mordi. Era un rapporto sadomaso, ma mangiami tutto, mordimi tutto. E allora... un applauso a Paolo. Se non vai a posto ti bacio. Un applauso. Oh, tu non sei abbattuto mai. Abbattuto mai. Ma quanta estetica quella. No, vieni qua, Paolo. Vieni, torna qua. Facciamo pure la scena di un altro sexy. Un applauso. 18 anni oggi. Quindi tu puoi seguire Dante Porno. A po'. Rimani qua. Grazie. Allora, ovviamente, chi sta lì su? Perché non ha deciso se li deve mettere in paradiso. Nel terzo cielo, il cielo di Venere, se andate su Treccani c'è anche un mio articolo in cui ho messo assieme il terzo cielo di Venere, i folli amanti e 3 metri sopra il cielo di Moccia. Mi ha scritto Moccia e dite, professore, lei è l'unico in Italia a parlare bene del mio libro. Dice, vabbè, ma poi. Allora, in questo cielo, sta su Treccani, in questo cielo di Venere, tra i folli amanti ci sono 3 santi. Santi, una si chiama Cunizza, Folco e Raab. Cunizza è la sorella di Ezzelino da Romano. In vita, Cunizza Romano ebbe 5 matrimoni e 50 di amanti. Zompava da un letto all'altro senza farsi scrop. Sta in paradiso. Quando parla con Dante dice, io non mi sono pentito di niente, do sto capposto. Secondo santo è Folco o Folchetto da Marsiglia. In gioventù scrisse poesie erotiche, io dico pornografiche, non le leggo qui a scuola, facciamo Dante Porno, ve le leggo al Dante Porno, imbarazzanti da leggere. E sta in paradiso. Su questo Folco ha scritto un saggio nel Novecento, primo Novecento, Zingarelli, l'autore del vocabolario, di Cerignolo, viveva a Milano, grande dantista e linguista italiano, scrisse questa frase, che fece il porco, che fece il porno, finché durò il pelo, finché convenne al pelo. Siccome tanto non c'erano soluzioni meccaniche, come ha fatto qualche altro di recente, dice, doi, metto un crick meccanico, lui finché durò, poi si converte, prende il saio, diventa vescovo ed è quello della crociata contro gli albigesi. Terzo santo in paradiso si chiama Raab. Era una prostituta, la prostituta di Gerico, ne parla la Bibbia. Giosuè non riusciva a conquistare Gerico, mandò 2 agenti segreti, Paolo e l'amico di Paolo con quel dito, li mandò da Raab. Raab se li tenne una notte, poi il giorno dopo chiese, sempre in questo aramaico antico, c'è vlì,
e quelli di Sadit Josué, apri la porta, che non matrasi. Rab aprì le porte di Gerico, Josué conquistò la città. Rab, prostituta di Gerico, sta in paradiso. Beh, quei due per un bacetto stanno all'inferno, perché Cianciotto, Zuep Zuep, arrivò e li uccise tutti e due. E allora quando Dante riferisce a Minguccio che vuole un consiglio da Minguccio, dove li metteresti questi due? Su o nell'inferno? Minguccio si mette a ridere, dice: Dante, l'hai già scritto tu, è inutile che me lo chiedi. Perché? Se voi controllaste sul canto quinto, nella parte di Dante, di Paolo e Francesca, trovereste 5 volte la parola vento, una volta la parola bufera, 2 volte la parola aria. Poeta, volentieri parlerò con quei due che insieme al vento paion si legge. La parola concetto è vento. A un Minguccio si mise a ridere e disse: usè come dici, ma bar. Con per un bacetto si sono fatti scoprire e uccidere. Che 50 amanti, 5 matrimoni, che proprio una puttana e stanno tutti in paradiso. E chi sei tu? Usè come dici, ma bar. Sono due tre monovinti. Lasciali all'inferno. Bravo! Questa cosa, grazie, cioccolato. Mandala, chi ha detto bravo? La caramelle, vai. Allora, questo lo disse anche a Firenze il professor Marazzini, del presidente della Crusca, in prima fila, che mi disse: io però usai bischeri, dissi bischeri nel vento. Smettare, dice, ha ragione Trifone, tu tremuni proprio, chi sei tu? Per un bacio si fanno scoprire. Allora, ovviamente la vera ragione per cui stanno lì è nel canto quarto. Nel canto quarto dell'inferno Dante incontra la cultura. Qui c'è cultura, c'è liceo classico qua. Oh, ancora oggi il canone occidentale qual è? Omero, Orazio, Ovidio, Lucano, Virgilio che è appena tornato, e poi Dante modestamente disse clic e fui sesto fra cotanto senno, si fece un selfie. Ancora oggi il canone è questo, non c'è la letteratura cortese. Dante lo aveva già ribadito questo nel De Vulgare Eloquenza. L'errore di Francesca è aver letto quel romanzo, non il bacetto o la relazione con Paolucci, stava apposta. Matrimonio con Uzuepe, diciamo, l'amore vero con il cognato. Allora, di tanti viaggi c'è un canto, io non sto parlando di Dante Pop, non fece nulla. Le canzoni vi potete sentire. Allora, di tanti incontri vi sottolineo un altro, quello nel terzo, il terzo dell'inferno, stiamo ancora fuori, il terzo dell'inferno è un canto importante, c'è la porta, lasciato ogni speranza, poi c'è gli ignavi, poi c'è il fiume da dove si accede all'inferno. Gli ignavi, chi sono gli ignavi? Gli indifferenti, con un vocabolo moderno. Come diciamo a Firenze, l'invamacchiun su assè. Quando Dante arriva lì, ne vede tanti, senza faccia, nudi, seguono uno straccio bianco. In vita, se l'ha inventata lui sta categoria, nemmeno per Aristotele sta questa colpa. Per la Chiesa non ci sono questi peccatori, perché in vita non hanno fatto del male, ma manco del bene. Cosa hanno fatto? Come vedevano troppo e troppo, giravano strada. Come quelli che dicono, mercoledì c'è uno sciopero. Sì, con lei, non se ne può di più, ma sciopera. Fammi leggere. Sì, ma do, come mai scinnanza che sì? Sciopero, sciopero. Quando hai detto mercoledì? Mannaggia, c'è una visita medica mercoledì. Ma sarei venuta, lo so. Gli invamacchioni sono quelli che tengono famiglia. Quelli che dicono, non vado agli scioperi, non vado nei tumulti, non dico culo, non mi ubriaco e non prendo la parola in piazza. È l'etica borghese cattolica di Manzoni, la pagina da strappare. Io odio Petrarca e odio Manzoni con tutto me stesso. Proprio è l'etica del qualunquismo, dell'opportunismo, è l'etica borghese italiana che portò Giolitti nel 1914, quando scoppia la prima guerra mondiale, a dire: stiamo calmi qua, vediamo come vanno le cose, mo ci buttiamo da chi vince. Questa è la logica. Guicciardini ancora peggio. Guicciardini dice: sì, vuoi la mia firma su questo documento? Certo, che c'è per me? Qual è il mio utile? Cosa mi dai? Qual è il mio particolare?
cosa mi dai? Invece Dante dice no, a schiena dritta. Quando incontra il nonno in paradiso e dice Cacciagui, ho visto cose che... Cacciaguida, sempre in fiorentino antico, gli dice giovane, che nuzzi fat della giostra, perché tu la debba scrivere, tu devi essere scribadei, tu devi essere testimone di verità, devi dire quello che hai visto. Quando i ragazzi mi chiedono ma oggi prof chi sarebbe il Dante di oggi, io lo dico con un po' di commozione perché è morto prematuramente. Il Dante di oggi per me si chiamava Alessandro Leogrande, che aveva scritto 20 anni fa Uomini e Caporali, leggetelo, da Feltrinelli, Uomini e Caporali, lo schiavismo nostro per pochi centesimi a raccogliere pomodori e carciofi. Aveva scritto Naufragi, quello che oggi dice Papa Francesco, abbiamo reso il Mediterraneo un cimitero liquido. Alessandro Leogrande lo aveva detto 20 anni fa. Quello era il Dante a schiena dritta. Quando il ragazzo dice, prof, vorrei fare il giornalista, vorrei fare lo scrittore, racconta la verità, quello che hai visto. Non certi libri di Fabio Volo, sono libri da scrivere di Fabio Volo, ma alberi sottratti alla natura. Uno degli ultimi libri aveva scritto un rigo, dice, continui tu. E ti era da 15 euro a te per scrivere un libro. Accattavo qua dentro, 50 centesimi. A schiena dritta, dice Dante. Non così un signore... nato ad Arezzo, che odio con tutto me stesso, che nel De Vita Solitaria scrisse visse bene chi bene si nascose. E ci volevi tu cosa dici? Usapim tutto, che vive bene chi non dice mai, né sì né no, chi non si candida mai, chi fa sempre i cazzi suoi a casa sua. È ovvio, bella educazione civica è questa. E allora Dante disse, gli infamacchioni sono assai, non ne conobbi nessuno tranne uno. Non ci mette il nome, ci dice vidi e conobbi l'ombra di colui che. A quel tempo solo un papa si era dimesso, Celestino V. Allora dissero, cudi Celestino, un famacchio. Certo, se Dante oggi scendesse all'inferno ne troverebbe due freschi freschi. Dice Celestino e Benedetto, caro Benedetto, vi ricordate, dico ai grandi, non a voi, Giovanni Paolo II. Gli ultimi 3-4 anni di pontificato non parlava, si trascinava, era malato, ma non si dimise. È come se io a casa dicessi a mia moglie, le capun su a sé, mia figlia non mi ascolta, ma me ne vado in convento ad accarezzare il gatto. No, caro mio, la bicicletta la porti fino in fondo. Tu eri il capo, tu avresti dovuto dire, senza fare nomi, al cardinal Bertone che 300.000 euro dalla cassa dei bambini ciechi non si rubano. Tu avresti dovuto dire a certi preti che i chierichetti non si accarezzano in alcune parti del corpo. Tu gli radici, eri il padre, tu. Non che te ne scappi ad accarezzare il gatto in convento a seno pianoforte. Questo dice Dante, portare alla propria età ciascuno la croce fino in fondo. Troppo comodo scappare dal mondo, troppo comodo essere eletto consigliere di classe. Dice, voglio, oh, me ne frega a me, ma me ne vado. Bello, educazione civica. E allora Petrarca scrisse sempre nel De Vita Solitaria il più grande papa della storia, Celestino V. Però non ce ne fregava nulla, era invidioso, geloso, petaloso, stronzoso, chitemurtoso, copioso nei confronti di Dante. Petrarca diceva il contrario di Dante, copioso. Paolo, vedete, copioso. Che significa? Omo c'ha 18 anni, assumiti le responsabilità. Da dove? Che significa nella lingua italiana copioso? Abbondante. Prima spiegazione, abbondante. Petrarca ha scritto 365 inutili sonetti, canzone, ballate per dire ciò che Neck ha detto che una canzone. Laura non c'è, punto. Molto meglio Neck. Io sto raccogliendo le firme. Premio Nobel a Neck dopo Bob Dylan. Laura non c'è, dice, un giorno se ne scappa in campagna, sole, pensosi, più desiderio. Un giorno piange nella cameretta. Non ci sta. Laura non c'è, punto. 365 minuti canzone. Oppure copioso nella lingua italiana può significare che è copiato. Ah, copiato. Che ha copiato. Guardate, 2 anni fa, ti puoi sedere, un applauso a Paolo. 2 anni fa, per via della pandemia, io come voi non potevo uscire e mi chiedevo che devo fare, che devo fare. Mi venne in mente, dissi, mo
leggo tutto il canzoniere di Cecco Angiolieri, appena 50 poesie. Il più bravo di tutti è stato Foscolo, 12, non 365, ma cute strunze. Allora, leggo il canzoniere di Cecco, che a scuola si mettono nei libri solo due sonetti garbati, così a 18, a 16 anni, uno non si scandalizza. Metto, a me, se fossi fuoco, brucio mio padre, mia mamma, mia zia, mia no, ci avanzo qualche cosa, la brusco tutto. L'altro sonetto che mettono garbato così, quanti anni c'hai tu? 16. 16, e tu la bella? 16. 16, così a 16 anni questa bella coppia non si scandalizza, dice in un sonetto Cecco, a me piacciono tre cose. Piacciono le donne, la taverna e il dado. Mi piace andare a femmine, mi piace ubriacarmi e mi piace giocare. E se mio padre non mi dà i soldi, uacic, bafrne. Allora io dissi, l'applauso era per l'ultima cosa, uccido mio padre. Una volta con mia figlia piccola, oggi ne ha 29, quanti ne ha 9 anni, mi venne a trovare nello studio e si come venì, io ho un po' di libri, dici, beh, Simone, quando papà sarà morto, tutti questi libri saranno tuoi. Si mette a piangere, un pianto isterico. Io mi commossi perché pensavo che piangesse per me. Che si calmò, disse, papà, non voglio i libri. Piangevo che non voleva i libri. Mannaggia lei. Vabbè, allora, leggo questo sonetto di Cecco Angiolieri e salto dalla sedia. Perché c'è un sonetto di Odio Petrarca. Io sta conferenza contro Petrarca, l'ho fatta pure ad Arezzo. Sol che l'amico mi aspettò con un motore a pecciare, poi me ne scappai. Tra il pubblico però c'era il sindaco di Certaldo che disse la venga a fare da noi la conferenza, mi portarono in trionfo a Certaldo. Allora dico, c'è un sonetto di Petrarca che dice, cito a memoria, benedetto sia l'anno, il mese, la settimana, il giorno, l'ora e il punto in cui i nostri occhi si sono incontrati. Ma tu te dici, grande poeta, quattro parole, l'anno, il mese, la settimana, il giorno, dici io. C'è un sonetto di Cecco 50 anni prima che aveva scritto maledetto sia l'anno, il mese, la settimana, il giorno, l'ora, il punto in cui i tuoi occhi mi hanno ingannato. Ne, dice, uno, Petrarca è cretino, non capisce che gli occhi delle donne ci ingannano. Due, ha copiato regolare, ha cambiato solo maledetto in benedetto. Quindi, professore, quando gli alunni copiano? 10 bisogna mettere. Facciano il petrarchista. Ha copiato quello stronzo, non possono copiare i ragazzi. Fanno i petrarchisti. Allora, quando ci siamo, posso andare avanti? Sì, 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 no, ancora. Allora, la canzone sulla quale proviamo a mettere il Dante. Ci sono due o tre canzoni, sia quella più vecchia di De Gregori su Celestino V, sia di un'altra ragazza cantautrice 30 anni più giovane, Silvia Vavolo. Apriamo questo, mandalo in esecuzione e vai su quel disegnino a metà di Dante, quest'icona qua. Questa? Sotto, sotto. Sì, quello. Ascoltiamo di questa canzone, vai qua, ci sarà una freccia, dai un click, vai e fai un click, sì. Ascoltiamola, Dante aveva ragione, mo partirà. No, sta andando, sta andando. Riflessione, lasci tra i denti e fai quello che pensi, così non tradisci emozione, non prendi mai posizione, mi guardo restando di fermo, non fai che finisce. Dante aveva ragione, ti sbaglia con sempre il coraggio di fare un errore. Chi sbaglia ha però il coraggio di fare l'errore. Nella vita non si può dire, non lo so, mo c'è da mamma,
o sì o no, si può sbagliare, e chi non sbaglia? Ma bisogna avere il coraggio, piccole o grandi cose che siano, di dire sì e di dire no. No che dice, se chiedi, dice, offriamo una pizza, se quel ti rispondesse, mo chiede a mamma, wallas sopt, dice un tremorcus, che poi Beatrice andò sposa a Simone De Bardi, detto Mone, come dice, vabbè, Trimone, appunto. Detto Bardi. Allora, posso... i ragazzi? Sì, sì, benissimo. Allora, io continuo. Allora, pensate che l'anno scorso, cioè 2 anni fa, non l'anno scorso che c'era la guerra, Clementino a San Pietroburgo ha cantato Paolo e Francesca secondo il ritmo rap. Clementino, il rapper Clementino. Anche 2 ragazzi di Brescia, liceo scientifico di Brescia, di pochi anni più grandi di voi, perché si sono diplomati nel 2020, hanno scritto questa canzone. Libro, ho raccolto un centinaio di canzoni tra pop e rock dal 1960 ad oggi. La prima attestazione è Mina che canta In una zebra può, non ve la canto se no ve ne diciamo scittate, fino all'estate scorsa Gabbani nella canzone che ha pubblicato a luglio, Pace, Amore, Peace and Love, cita Virgilio, no Virgilio, Ulisse, il canto 26 di Ulisse, eccetera. Quindi non sono canzoni che genericamente rinviano a Dante, se no sarebbero 1000, che citano direttamente un verso, un personaggio, eccetera. In questo splendido libro, Dante Pop Rock. Allora, io chiuderei con un'ultima cosa seria, e poi ci sono dei ragazzi che devono parlare. Ah, il video che devono fare. Io chiudo con una cosa seria, così non è che venendo e dice venuto in un tremondo, io ce l'ho a scuola, dite solo fesserie. Allora, era difficile, prima della pandemia, far capire ai ragazzi che le parole cambiano. Cambiano di fonetica, di scrittura, di significato. Cambiano tutti i giorni. Paolo... ascolta, dice, professore, ci sta a dire. Le parole, per uno di voi, anche più piccole, sono come questo oggetto. Così era ieri, così è oggi. Dice, state, mo le parole can. Noi facevamo proprio l'esempio con la parola gentile. Dicevamo, prima di Dante, gentile, visto che stiamo al liceo classico, ce lo possiamo permettere qua, gentile significava appartenente ad una gens, sangue blu, di nobile famiglia. Fu proprio Dante e il gruppo degli amici suoi che cambiò il significato nell'attuale nostro garbato, educato, di buone maniere. Dante e gli amici suoi, Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Guido La Vespa, Lapo Gianni e Lapo Elkan. Lapo Elkan era il poeta più ispirato. Io ho dato una tesi di laurea a Foggia su Lapo Elkan. È una poesia davvero ispirata. E quel dicevano, guagnotti, ti mandare, dice, professore, c'è stati, non ci credevano che le parole cambiano di significato. La pandemia ci ha dato una mano a noi professori, perché adesso anche
questo innamorato che si chiama? Christian. Christian. Anche Christian sa che le parole cambiano. Ha detto, non dvog, capi? Quello non cambia mai. Ha detto no. Dice, ma come l'ha detto no? No, non dvog, capi? Allora, le parole cambiano. Perché? Perché se voi mi aveste invitato prima della pandemia, 6 anni fa, a parte Castelmongale in quel periodo, vabbè, 6 anni fa, io la sera prima, se avessi chiamato la collega, la nostra amica, avessi detto, senti, scusa con gli amici, ma non ci posso venire lì, io. Perché, Nino, che ti è successo? E ma un tampone, tampone, eh? Ieri brutto una volta di tampone, dici, come stai? No, un piccolo colla. La macchina, come sta? Sta po'. Con la pandemia, noi, tamponare è una cosa buona, non è più una cosa brutta. Io sono stato tamponare, ci vuoi, tu sei stato tamponare. Se l'ASL all'inizio non ci chiamava per il tamponamento, pagavamo, facevamo, una volta questi chiamavano fin di tamponamento, per frecare i soldi dell'assicurazione. Non basta, se dopo il tamponamento Christian veniva detto positivo, positivo, ti allontanavi da lui. Mentre una volta dici no, lo puoi frequentare, è un ragazzo positivo. Invece mo positivo è brutto. Se avessimo detto negativo, ah negativo, allora possiamo uscire con lui, è negativo. Cioè negativo è diventato positivo è diventato negativo. Si capisce o no? Allora il ragazzo dice, professore, lei ha ragione, le parole cambiano di significato. Non basta. Una volta, prima della pandemia, quando due amici litigavano, anche fratelli, si diceva, giovane, manteniamo le distanze. Non si vedevano più. Era una cosa brutta mantenere le distanze. Invece noi abbiamo mantenuto le distanze come una cosa buona. Quindi chiudo questa mia lezione sulle parole dicendo, chi come voi torna a casa in macchina, come farò io adesso, buon tamponamento a tutti. Facci il tampone. Ah, un'ultima cosa, e poi vediamo il video vostro. Questo file rimane sul computer, il file di Dante Pop, quindi i colleghi lo possono prendere, se volessero, e potrebbero seguire i vari percorsi con le varie canzoni in Canti dell'Inferno, Purgatorio e Paradiso. Con gli occhi suoi ardeva un riso, tal che io pensai coi miei toccare lo fondo della mia gloria e del mio paradiso. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my